quanto costa mangiare tutto quello che si trova al mercato della Boqueria. Lo vedremo. Questo è il mercato della Boqueria, il centro dello street food barcellonese. E inizio subito con un corn dog a 4 euro. E ad accompagnare le empanadas. Feedback immediato: belli solo fuori, non è croccante. Le empanadas erano crude e sono state fortemente bocciate. In un altro stand andiamo di burrito, molto più soddisfacente. Già da ora vi posso dire che stavano vetrine bellissime, ma tra vedere e mangiare la differenza era un abisso. Potrebbe anche starci essendo un luogo turistico, però un po' too much. Ovviamente non poteva mancare il chimichanga. Bocciatissimo. Vuoto e freddo. Molto triste. Poi ho trovato dei burrito veramente ben farciti. Unico problema: freddo come il ghiaccio, ma è stato buono. Forse questo spiedino è quello che mi ha dato più soddisfazione. Ha pure un nome particolare, ma non me lo ricordo. Tanto buono. Stecco di pollo da abolire. Infinitamente stupuso. L'unica soddisfazione di questo mercato sono i frullati. Praticamente la differenza qualitativa tra gli stand è abissale. Quindi sappiateli scegliere bene. E non fatevi ingannare dall'aspetto esteriore, perché anche la frutta ti inganna. Io adesso prenderei un po' di prosciuttini, che sarebbe anche giusto. Passerei alle cose fresche, i dolcini. La Monni Iberico forse è una delle poche cose dove vai sul sicuro. Mangi e te ricrivi. Certo, costa un botto, ma è buono. Vi avviso, state chilometri lontani dal burrito di tonno. È tristissimo. Riso e tonno in scatola, punto. Fragole giganti, totalmente senza sapore. Che tristezza. Anche la frutta che trovate col cucchiaio, totalmente senza sapore. Calorie inutili. Quindi attenti e sappiate scegliere.